mamme indignate per la chiusura delle scuole in Campania. Il presidente Vincenzo De Luca lo aveva annunciato lo scorso venerdì. Se dovessimo avere 1000 contagi e 200 guariti al giorno, sarà lockdown. Nella giornata di ieri la soglia campana è stata superata con ben 1127 positivi. Non un lockdown totale, ma una stretta ancora più severa sulle misure di contenimento del virus. Tra quelle contenute nella nuova ordinanza del governatore, una in particolare riguarda la sospensione delle attività scolastiche dal 16 al 30 ottobre. Si torna alla didattica a distanza, i cittadini di Torre del Greco divisi sull'argomento. De Luca lo aveva annunciato, a quota 1000 contagi avrebbe preso ulteriori provvedimenti in campagna, chiude le scuole fino al 30 ottobre. Che cosa ne pensi? Penso che ha preso un provvedimento molto ma molto sbagliato. Deve iniziare a chiudere il bingo, che è altro che assembramento, non si capisce niente. C'è tante e tante situazioni, poi vuole chiudere i ristoranti, i locali, c'è proprio cose controsenso. La scuola è il luogo più sicuro per i bambini. Noi andiamo a fare la spesa a mamme che purtroppo li dobbiamo portare con noi, i bambini vengono con noi nei negozi, in piazzetta, altro che virus. Quindi ha fatto proprio le cose che proprio controcorrente proprio. Secondo te i contagi avvengono più fuori dalla scuola o dentro la scuola? Più fuori dalla scuola, ma molto di più. Guarda, stanno per strada con noi. Io mi sto parlando, cioè... Loro hanno contatto con tutti. Quindi... Da mamma fai un appello al presidente De Luca. Deve aprire assolutamente la scuola, subito, e poi chiudere le cose che fanno molto più assembramento. De Luca lo aveva annunciato, a quota 1000 contagi in campagna avrebbe preso ulteriori provvedimenti e chiude le scuole fino al 30 ottobre. Che cosa ne pensa? Assolutamente sì. È d'accordo? Sì, sì. Perché non posso mandare un bambino, io non ho bambini piccoli, però ogni volta non posso mandare bambini un giorno sì e 10 giorni no. Al fatto che noi non sappiamo come viene trasmesso questo virus dai bambini. Quindi lei è pro didattica a distanza? In questo momento sì, proprio per evitare il panico. E io penso che ha fatto bene, perché comunque non ci stiamo attenti e quindi queste sono le problematiche. Quindi ci dobbiamo assumere noi le responsabilità, ma siamo noi che non ci stiamo attenti, siamo noi persone, cioè non lo so, siamo noi. Quindi lei crede che De Luca abbia fatto la scelta giusta? Io penso di sì, è come pure Conte, penso che cioè, sta lavorando bene, ci siamo lasciati troppo andare quest'estate. Comunque dovevamo assumerci noi le responsabilità, comunque siamo andati fuori nazione, cioè non abbiamo rispettato le regole e queste sono le conseguenze. Secondo lei che cosa porterà con sé la chiusura di intermittenza delle scuole? Stanno persone che lavorano e quindi non possono gestire la cosa e quindi con queste piattaforme delle scuole è comunque un po' problematico, perché i bambini piccoli comunque devono stare, devono essere seguiti, i genitori non ci stanno, che si deve fare? De Luca lo aveva annunciato, a quota 1000 contagi in Campania avrebbe preso ulteriori provvedimenti, scuole chiuse fino al 30 ottobre, che cosa ne pensa? Io chiuderei fino all'anno prossimo, tutto. Lei pensa che il contagio avvenga anche nelle scuole, soprattutto nelle scuole? Anche nelle scuole, può avvenire dappertutto, anche nei negozi, anche per strada, dipende se uno non è controllato oppure non usa gli accorgimenti possibili è inutile. Pensa che la chiusura delle scuole possa provocare dei danni irreparabili per i bambini e per i ragazzi? Sicuramente, perché poi lo studio non è più come dovrebbe essere. È una misura che ci voleva, perché il 90% delle iniziative di questo diffusione di virus veniva molto dalle scuole. E allora la prima misura che ha fatto è stata questa qui, che tutti quanti si aspettavano, quindi buono De Luca, e se non diciamo diminuiscono ancora in questi giorni, che saranno quelli decisivi, si dovrà prendere ulteriori iniziative ancora un poco più restrittive, che se non la freniamo adesso e man mano che cominciano a venire i momenti in cui ci sta anche l'influenza che si può confondere col virus, diventa ancora più difficile. Il nostro Presidente della Regione ha fatto una cosa giustissima, contrariamente a quello che dice
la zolina. Togliere l'istruzione ai bambini è una cosa gravissima, soprattutto adesso che i bambini stavano riacquistando fiducia verso il mondo, perché comunque hanno vissuto un periodo molto, ma molto stressante. È assurda questa situazione. Cioè, mi sono confrontata anche con maestre che sono molto indignate, perché anche per loro è difficile gestire una didattica a distanza. Cioè, è inaccettabile questa cosa. I bambini, noi cerchiamo di tenerli lontani dal computer, da tutti questi mezzi, e invece che cosa succede? Adesso li dobbiamo riattaccare al computer, gli dobbiamo dare questa cosa. Perché? Voglio chiedere alle mamme proprio, dire: adesso i bambini li dovete tenere in casa, non è che li mettete al pascolo per strada, perché è assurda questa situazione, è proprio assurda. Presidente De Luca, noi siamo un gruppo di mamme che non lavoriamo, facciamo le casalinghe, quindi diciamo è nostro dovere e nostro diritto accudire i nostri figli, ma non in questo modo, perché loro si devono affacciare al mondo e in questo modo loro non lo faranno mai, perché hanno già subito un trauma. E in quel momento era giusto, perché comunque eravamo in piena pandemia, ma adesso no. Adesso è inaccettabile questa situazione. Dobbiamo riaprire le scuole e cercare di gestire la situazione in maniera completamente diversa.